Siete pronti per il Bellicum 3? Quando inizia bene finisce sempre meglio. Mamma mia. E va. Tutte testate, si può combattere. Che one uno che ti entra con la testa. Ragazzi, oggi siamo on the road perché andiamo, vi voglio portare ad un altro evento di Muay Thai. Questa volta usciamo fuori dall'Italia. Andiamo allo stesso evento dove siamo andati l'anno scorso, in Svizzera, a Cadempino, per la terza edizione dell'evento Bellicum, organizzato da Francesco Laquale. Ci saranno tanti nomi importanti che combatteranno in queste card. Ci saranno anche un po' di cose veramente incredibili, come ad esempio un torneo esattamente come l'anno scorso. Cioè, incredibile perché è già successo, quindi è successo già che è una cosa figa. Un torneo a 4 ad eliminazione diretta. Chi vincerà questo torneo a 4 praticamente si aggiudicherà la cintura ufficiale dell'evento Bellicum più un anello personalizzato, sponsorizzato dal brand 925, che se non sbaglio dovrebbe essere il brand di Gue Pequeño. Non so se lo conoscete, Gue Pequeño, il rapper abbastanza famoso, che tra l'altro special guest ci dovrebbe essere non solo Gue Pequeño, appunto, ma anche il pugile campione WBC International Ivan Zucco. Adesso il navigatore dice che abbiamo ancora 1 ora e 48 minuti. Mi sono portato anche il passaporto perché purtroppo io non ce l'ho la cittadinanza italiana. Purtroppo sono ancora rumeno, a tutti gli effetti rumeno proprio al 100%. Ah, ovviamente ragazzi, siamo partiti a orario di pranzo per arrivare in tempo là. Ed essendo che non sono riuscito a fare pranzo, voi non fatelo a casa, mi raccomando, perché è veramente pericoloso. Non emulate le cazzate che faccio io. Mi sono preparato un bel poke, anzi l'ho comprato già preparato. Vediamo tra l'altro se è buono. Questo è il classico poke dell'Eurospin. Confermi, l'Eurospin, giusto? L'Eurospin. Dell'Eurospin. Vediamo un attimo. Oh, ti dirò, sai che non è male. Ragazzi, per 4,99€ cosa volete di più? Rosso, tutto rosso il collo. Tutto rosso il collo. Che ha problemi tecnici ancora prima di partire per l'evento. Comunque ragazzi, siamo appena arrivati a Lugano, in realtà non è Lugano, è Cadempino in Svizzera. E comunque ragazzi, ogni volta che vengo in Svizzera c'è da dire una cosa. Qua non si può capire perché siamo in un parcheggio e guarda caso non c'è niente da vedere. Però vi assicuro che come passate la dogana per arrivare in Svizzera cambiano proprio i colori, ragazzi. Cambia proprio il colore del verde che voi vedete della natura, è praticamente tutto diverso. È veramente una figata. Io ogni volta lo dico, io mi voglio trasferire qua. A parte che poveri qua non ce ne sono, perché sono la macchina più scarsa che ho visto è un BMW X5. Sono le 17, siamo ancora in anticipo perché l'evento comincia alle 18/19, mi è stato detto. Ci dirigiamo verso il palazzetto. Andiamo a vedere un attimo, fare qualche ripresa, a vedere se ci sono Jay Fighter. Vamos. Aspetta, completiamolo perché così è un attimino
No, no, c'è il making off proprio. Facciamo proprio il making off. Guarda la precisione. Attenzione. Svizzera. Mamma mia. È Svizzera. Solo sulla carta d'identità. Ah, non è Novi questo. No, no. Anche l'altro? Belli con tre. Top. Belli con tre. Con il due così. Top, grazie ragazzi. Vai, facciamo la degustazione. Il panino qua in Svizzera. Com'è il panino in Svizzera? Dagli un bel morso. Sì, quello è il pane. Non hai sentito un cazzo della... La salsiccia ancora non l'hai assaggiata. Cioè ragazzi, guardate che... questo è food porn. Allora, andiamo all'assaggio. Io faccio così, a differenza tua, perché sei ignorante, lo spacco... Non l'avessi mai fatto, raga. Però voglio assaggiare la salsiccia. No, buono e buono. Non da 12 franchi, ma buono e buono. Signore e signori, Maxim Zvitenko! Noi stavamo mangiando il panino, i ragazzi qua hanno già cominciato il match. I match sono le pre-card queste, che devono cominciare appunto alle, esattamente sono le 18.43. Però se non sbaglio questo è già il secondo match. Ray, è il secondo match, vero? Sì. Quindi siamo persi un altro match. È così, musica da... Il DJ sta già facendo le gaffe. C'è più d'asse, sei corto, dritto. Allungo, cazzo. Devi saltare sul taglio. Stai lontano. Benissimo. Questo match è durato veramente poco perché a quanto pare il ragazzo, non quello di casa, l'altro, ha preso un colpo nelle parti basse e a quanto pare non si è più rialzato. Cioè, assurdo. È stato tre minuti buoni secondo me per terra, è ancora lì che si sta piegando. Tu che dici? Male. Per il resto delle regole abbiamo tre conteggi in un round e quattro nel match finito per KO tecnico. Primo warning meno uno, secondo warning meno uno, terzo squalifica. Questo è quello che riguarda il K1. Avete domande da fare per il K1? Poi per la Muay Thai, vabbè, tutte ammesse, comitate tutte ammesse, girate eccetera eccetera. Poi, sul fatto del prendere la gamba, si possono fare due passi in ogni direzione con la gamba, non di più, poi bisogna mollare. Il clinch deve essere sempre attivo. Ovviamente gli arbitri cercheranno di valutare se il clinch è finalizzato, ha delle entrate di gomito o ha delle altre azioni, quindi lo lasciano andare avanti. Solamente quando il clinch non è più finalizzata nessuna di queste azioni, allora l'arbitro interrompe e fa ripartire gli atleti. Cerchiamo tutti quanti di tenere un contegno, diciamo, rispettoso, coach, atleti e arbitri, di modo che tenga una bella serata. Certo. Buona serata, ragazzi. Siamo tutti in famiglia, cerchiamo di farci una bella serata fatta bene. Vi chiedo per favore, puntualità, ci avete tutti gli spogliatoi, c'è l'orario preciso, angolo rosso, angolo blu, ok? Ho dato un occhio, c'è qualcuno che passerà a chiamarmi, però ho buttato un occhio, siamo qua insieme. Guantoni, ce ne sono quattro paia, quattro rossi e quattro blu. Appena finisce il match, con calma, scendete, vi leccate le ferite, per favore, ce le restituite perché il match dobbiamo passare agli altri. Chiaro. Vi chiedo un po' di... cercate di non tagliare, non fare le solite cagate, per favore, che sennò perdiamo solo tempo e sono delle rotture inutili, ok? Puntualità, raga, come detto prima, siamo qua tra amici. Come di fare una serata di sport figa e divertiamoci, ok? Dai. Thank you.
in poche parole non ho portato la felpa, l'ho lasciata in macchina. Quindi adesso succederà che mi beccherò tutta la pioggia a tornare verso la macchina. È stato più bravo il cameraman a portarsi la felpa dietro. Comunque, torniamo a noi. Sono le 7.40, 19.40. Il primo match dovrebbe essere di Muay Thai alle 20 e un quarto più o meno, da quel che ho sentito. 20 e un quarto o 20? 20. Alle 20 il primo match. Dopodiché il secondo match ci sarà già il primo match del torneo. E niente, io sono stragasato. Stragasato per i match, ma non sono per niente gasato per la pioggia che sta arrivando. E inquadro il diluvio. Dominate ragazzi dove stiamo andando adesso? Neanche a dirlo, tra un po' scende giù il diluvio universale, quindi io ho lasciato la felpa in macchina. Onde evitare disastri dopo, conviene andare in macchina a prendere la felpa. Anche perché tu sei stato più intelligente e l'hai presa. Io no. Ok ragazzi, la felpa l'abbiamo presa. Conviene metterla perché qua a Lugano il tempo è ballerino. E ovviamente felpa KO Power. La potete trovare nei migliori negozi. Da nessuna parte, non la trovate da nessuna parte, tranquilli. Niente, ancora mi cerca il fisco, già fa per le cose. Per tu non hai dichiarato che c'hai una bancarella di vestiti, cose. No, non è vero, ragazzi. E torniamo all'evento, andiamo. Quattro fighter che nelle semifinali a inizio serata si aggiudicheranno un posto nella finale e chi vincerà si porterà a casa l'anello del 925 e la cintura di campione del 4-man tournament K1 nel limite 70 kg. Siete pronti per il Bellicum 3? Questo è lo spirito, ma voglio di più. Siete pronti per il Bellicum 3? E ora ragazzi è arrivato il momento di quello che per me è stato il match più combattuto e più aggressivo di tutta la card di questo fantastico evento, ovvero il match tra Francesco Maggio e Taha El Makarem. La loro rivalità risale a circa 3-4 anni fa all'evento La Notte dei Campioni, evento dove io tra l'altro ero presente, ed in quell'evento, proprio in quell'occasione, i due non arrivarono mai alla fine della gara perché furono squalificati. Quindi più che un match sportivo, qua c'è del personale, quindi ragazzi aspettatevi tante botte e tanta aggressività da parte di entrambi, perché finalmente è arrivato il momento di vedere chi è il più forte fra questi due fighter. Slave in the same field, like I don't even speak this pain on the tape reel. Like eyes were wasted. This voice in my head saying we should get acquainted if you bout it. Per Taha El Makarem!
Andiamo però! Eccolo! Chiudere! Più ritmo, non ti avvicinare, più ritmo. Cazzo, ma fallo però, ok? Vai! Francesco, hai il tuo ritmo, per favore. In diretta l'ha sentito. Ma non ti faccio un no, scusa. Sul mento, da! Forza, adesso, dai! Ida che il fuoco! Vai, dai, vado! Tu mi sono d'accordo! Bravo! Franci! Me li arrabbiamo! Vai, vado! Vai, vado! Vai, vado! Vai, vado! Vai, vado!
Dore! Adesso dritto! Adesso dritto! Thank you.
chiudiamo? Quando inizia bene finisce sempre meglio. Mamma mia. Sei pronto per il secondo match? Nato pronto. Grandissimo. Madonna ragazzi, che match. Sincero, il match della serata poi è stato. Comunque, Tala, porca match veramente devastante. Ho fatto un match però, con le capate. Però sono successe un po' di cose, sono stati un po' di colpi coglioni bassi, tre volte. Un po' di colpi bassi e per di più KO tecnico, che hai detto sinceramente sul finale così di gara non era da KO tecnico. Ho continuato il match fino all'ultimo round. Non vedevo che mi ha preso la mille testate, guarda. Tutte testate, si può combattere. Che è uno che ti entra con la testa. Mamma mia. Cioè 80 match nessuno mi ha mai tagliato, nessuno mi ha mai fatto un cazzo. Combattiamo con la testa. Che dici? La vuoi fare la rivincita? Per forza. Facciamo la rivincita. Per forza. Magari un 5 da 3. Che bomba. Detto sincero, io non so cosa aspettare da un match 5 da 3, ragazzi. Chissà come è stato questo, veramente. Però con arbitri competenti. Diciamo che combattere uno che entra con la testa d'Italia e continuiamo il match. In ogni caso ti dico la mia, è stato uno dei match più belli mai visti. Veramente. È stato un match veramente stracombattuto, lo sto dicendo anche a lui prima, è veramente devastante. Tanta roba, complimenti ancora per il coso. Secondo me, un rematch sarebbe devastante. Che dici? Lo diciamo, lo vogliamo sto rematch? Per forza. Ok, quindi a Francesco Maggio, questo è un messaggio per Francesco Maggio, il rematch. Dove? Prossimo. Dove vuoi? 5 da 3. 5 da 3 per un titolo. Dove vuole lui? 5 da 3. Dove vuole lui con arbitri competenti. Grazie a lui. Warrior video. Wait. I'm about my pay stub. You convince me with that fake stuff. Yeah. Sit a lick again my paper right? Hit that lick again my paper. Yeah. I'm about my pay stub. You convince me with that fake stuff. Yeah. Okay, I'm running thin on patience. Yeah, go down and this is one of the great times. Ancora lì, così, perfetto, punti su punti, là, ancora, preciso, pulito, e tiriamo bene, bravissimo, ancora lì, ancora, il nostro round, dai, forza, bravo, gira. Back on my bullshit, nigga. Yeah, straight from that pulpit, nigga. Mercury in retrograde again, ayy. Hopped in the booth to run his fade again. I'm him. Yo, Lil Long, shut off, I'm playing way above the rim. I quit my job 3 years ago, I've been straight ever since. Ayy, bitch, I've been real from the jump. I keep it trill 101. Need me a meal with the funds, don't got no chill, that's not fun. We the champ. Straight from that pulpit, nigga. I'm about my pay stub. Dai, anche sotto, più di gamba. Dai. Sinistro, palla via. Braccio sinistro scende. Dai, spingi ste. Dai, ok. Tenilo lì ste. Con le mani concentrate, fermo. Ucciso. Ucciso, stesse. Dai, sinistro. Non ti fermare, stai giù dentro! Dai! Vincenti! Giusto, stai, eh! Sul braccio destro, stai, eh!
braccio destro. Ginocchio! Ginocchio, ste! Su, sulle mani! She got cheats, she got smiles, she got business on the side. She got treats for them guys, run a baby out of town. Got cheats, got size, funny business on her mind. He's so pleased with her life, find a business out my mind. Up a treetop, swinging my visa, put up a cool. With the posse, sipping her coffee, epic up. With a kid out, she a too weird, I like a tattoo. Then it's funny, but I wonder, hey, yeah. How many times can you stay in the winning and true? How many times, baby? How low can you go to keep back in your one, baby, boo? How low can you go, baby? I wanted some land, I wanted something to go move. Ooh. But you on the train, and I want this going to chew. Bravo, bravo, vai che vuoi entra.
braccio sinistro, posto, in fondo, in fondo. Mangio braccio, mangio braccio, prendilo. Digital, digital, the cash is digital.
Nel game one italiano, ho battuto i migliori thailandesi. Dai, ma così, ricordiamoci chi è, ragazzi. Poi c'è Giovanni Maggio lì, che è anche uno di loro che ha fatto la storia di 7 anni. E qua c'è il figlio che sta facendo la storia adesso. Adesso che si deve giudicare. Ma ricordiamoci del maestro Miro, però, qua anche lui. Oh, ecco, facciamo uno Grazie a voi ragazzi. Forza. Godetevi l'ultimo match. Stepping like Marty McFly, stepping I feel like the guy. I got them looking like why, I never doubted me why. I never doubted my guys, you know you win it for win. I stand on 10, you on 10, I don't have friends of a friend. Only the fan of the kin, only my wife and my kids. That's all I needed to win, now I only trust my true friends. Had to cut off my loose ends, you know I win if you win. You know you win if I win, I swipe that cash, don't fold. I swipe my... Tutto lo sai, Zingonia, cantanti, atleti, numero uno. Lo devi caricare forte forte per lo l'ultimo match. Devi... Molto presto ovunque. Devi far spaccare tutto. Don't think that I've been dumb. I spend like I've been broke. None of my cash can fold. None of my calls are gold. Digital dash on hold. None of my cash can fold. None of my calls are gold. Digital dash on gold. Cash digital. Thank you.
vai, stai dietro. Vai Ciccio, forza. Intelligente. Intelligente. Dai, vai, vai, vai. Entra però, oh, vai. Prima col c'è. Vai. Vai, vai, papà! Anche boss! Vai, vai, però! Andiamo, però! Sulle mani! Vai, attacca! Vai, che ci sta Vai, 10 secondi lì. Gira, gira, vai, spattalo! Gira, per favore, parla con me. Forza, Francesco, forza, Francesco. Su. Ti faccio la vita lui, Vai, Francesco! Secondo round, vai. Vai, 2-4-2. Vai,
adesso vai, stop, corner. Forza! Non la facci, non mi scappa! Non ti buttare! Scappami, vai! 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 Corner, corner, sponsorizzato da 9.25.